Oggi facciamo chiarezza su un importante argomento arcieristico, che è la mira. Dietro la mira c'è una teoria universale, una teoria unificata. Questa teoria dice che qualunque sia il tipo di arco, qualunque sia lo stile di tiro, quindi arco storico, lombo, ricurvo, compound, o tiri fluidi, dinamici, collimati, mirati, adottano sempre la teoria universale, la teoria unificata. Questa teoria ha due regole fondamentali e cinque fasi. La prima regola basilare è che si mira con la mente più che con gli occhi. Perché questo? Perché è la mente che deve indirizzare il nostro corpo a far sì che il tutto avvenga nel modo migliore e che la freccia vada nel centro. Ad esempio, nel caso del compound, è del tutto normale che il pin di riferimento si muova all'interno della zona gialla. Non ci si deve minimamente sforzare consciamente di portare il pin nel centro. Dobbiamo mirare con la mente senza comandare consciamente il movimento dell'arco per arrivare alla mira. Questo permetterà fra l'altro di evitare anticipazione del gesto, target panic e tutti gli errori provocati da azioni non ben coordinate che devono essere eseguite automaticamente dal nostro inconscio. La seconda regola è che la mira non è il fine del tiro, ma solo una tappa intermedia. Il fine del tiro sarà la rilevazione del punteggio sul bersaglio, e cioè il feedback che deriverà dalla rilevazione del risultato. Questo è molto importante perché dopo la mira c'è ancora qualcos'altro di molto più importante che permetterà di eseguire il tiro nel modo migliore. Tutto il percorso che porterà alla mira è diviso in cinque fasi. E queste cinque fasi devono essere comprese in un unico spazio esecutivo. Questa è la cosa più importante, in un unico spazio esecutivo, che rispetterà, tra l'altro, ripetibilità e ritmo. Le cinque fasi non saranno solo divise da tempi esecutivi e passaggi tecnici, ma saranno anche separate da differenti stati psicologici ed emotivi. Vediamo un po' le fasi. La prima, la seconda e la terza fase sono cosiddette le fasi di attenzione, che sono fasi consce, che devono essere eseguite in modo conscio. La prima fase è guardare, quindi quando alziamo l'arco iniziamo a indirizzare il nostro sguardo verso il bersaglio, ad agganciare, diciamo così, il bersaglio. La seconda fase è quella di vedere attraverso gli occhi ciò che noi percepiamo. Questa fase deve essere a colpo d'occhio, deve essere una fase che dura brevissimo tempo. Se questa fase si prolunga, cioè che noi cerchiamo il punto da colpire o ci soffermiamo sul punto da colpire, deve essere ripetuta, non può essere utilizzata per troppo tempo, deve essere brevissima. La terza fase è quella di osservare. Perché osservare? Perché noi con quest'ultima fase di osservare in generale l'elemento da colpire, sarà la fase molto delicata e importante che dovrà passare quello che noi abbiamo percepito con la fase 2 al subconscio. Ed entrano in gioco la fase 4 e la fase 5, che sono di concentrazione, che sono fasi assolutamente dedicate al nostro inconscio, dalla parte subconscia del nostro cervello, diciamo la parte subito superiore all'inconscio, dove vengono generati gli automatismi. La fase numero 4 è la fase di elaborazione. La fase di elaborazione è una fase molto importante perché è la fase che attiva questi automatismi ed è gestita unicamente dall'inconscio ed è la fase che dovrà portare alla mira vera e propria. Quindi è una fase intermedia che permetterà di effettuare la mira inconsciamente. La fase numero 5, che è appunto quella di mirare, in cui noi siamo concentrati solo sul punto da colpire, compito che lasciamo fare esclusivamente alla parte subconscia del cervello
il particolare deve prevalere il più possibile a fuoco, pur nel contesto generale dell'intera visione, anche se sfocata. La fine del tiro sarà il feedback di ritorno, che non è il solo vedere l'impatto della freccia, ma è la lettura a posteriori, ovviamente, di tutto quello che è successo e che il nostro cervello ha elaborato in fase di ritorno, senza escludere le immagini, tutte le immagini che ci vengono rapportate dal bersaglio. Questa fase ovviamente non è da confondere col follow through avvenuto poco prima, no? Abbiamo effettuato il follow through e dopo abbiamo il feedback di ritorno di quello che è successo. Quindi ricapitolando, due regole fondamentali: si mira con la mente, quindi è la mente che guida il nostro braccio, verso il bersaglio. Due, la mira non è il fine, dopo la mira c'è altro, anche forse anche più importante. Le fasi sono cinque: guardare, vedere, osservare, molto importante la fase di osservazione perché è quella che porterà al subconscio. La fase 4, elaborare, un attimo prima della mira, dobbiamo permettere l'elaborazione di quello che stiamo vedendo. Mira, il nostro cervello si concentrerà, grazie alla fase 2, si concentrerà sull'unico punto da colpire, lo farà in modo del tutto automatico. E questa fase porterà il nostro corpo a posizionarsi esattamente per colpire il bersaglio nel centro il più preciso possibile. Vediamola brevemente. In modo pratico, guardare, vedere, osservare, elaborare, mirare, follow through, feedback. Spero di essere stato chiaro. Questo non è come si mira, ma perché si mira, quindi la teoria universale della mira.